Rientriamo in diretta con l'informazione di Antenna Sud, parliamo di turismo perché in attesa dei dati ufficiali alcuni sindaci, basandosi anche su quelli che sono gli introiti della tassa di soggiorno, iniziano a trarre, anzi un primo bilancio, vediamo. Anche nel 2023 si è registrato il fenomeno degli ultimi anni. Aumenta infatti il numero dei turisti che scelgono di venire in vacanza in Salento nei mesi di giugno e luglio, anche se la contione maggiore di presenze resta a luglio e agosto. Un buon risultato in ottica destagionalizzazione, segno che anche nei cosiddetti periodi di bassa stagione il Salento viene comunque scelto perché evidentemente non è soltanto mare e spiaggia. Una stagione quella estiva che inizia oramai con largo anticipo, tant'è che le presenze si registrano già ad aprile, proseguendo fino a tutto il mese di ottobre, complice anche bel tempo, visto che fino a pochi giorni fa c'era chi continuava a fare il bagno al mare. In attesa dei dati ufficiali, i comuni salentini sembrano comunque soddisfatti per le presenze e i numeri arrivano dall'imposta di soggiorno di comuni come Gallipoli, Ugento, Salve, Castrignano del Capo sulla Riviera Ionica, Melendugno, Castro, Otranto su quella Adriatica. Alcune strutture, soprattutto quelle più grandi, rimaste aperte fino ad oggi, devono ancora versare la tassa di soggiorno degli ultimi mesi e quindi il dato complessivo si avrà nelle prossime settimane. Ugento, ad esempio, ha superato gli incassi delle estati precedenti sfondando il tetto dei 600.000 euro ed è uno dei comuni che è ancora in attesa di alcuni versamenti. Sorride anche Castrignano del Capo, che sembra aver quasi raddoppiato gli introiti dello scorso anno, arrivando a circa 120.000 euro. E di turismo si parla anche nelle pagine del Quotidiano di Puglia, siamo a Bari. Turismo, De Caro dice bene i dati di ottobre, servizi dalla tassa di soggiorno. Il sindaco accoglie positivamente le cifre, 60.000 sulle presenze di visitatori. Gli operatori di Bari Vecchia ricordano cosa non va e quindi attraverso la tassa di soggiorno si cerca appunto di porre rimedio. Dal Castello Svevo al nuovo Museo Giatta, weekend di ingressi gratuiti a Bari e non solo. A proposito di Antonio De Caro, siamo sul suo profilo Facebook. Ecco qui l'annuncio: 60.000 turisti a Bari solo nel mese di ottobre, a poco più di un mese dall'introduzione dell'imposta di soggiorno presente in tutte le grandi città. Oggi abbiamo questo primo dato utile: oltre 60.000 turisti per una media di 130.000 pernottamenti in città. Grazie al nuovo portale di registrazione delle strutture ricettive è possibile infatti verificare in tempo reale i numeri dei turisti che scelgono Bari per godere delle nostre bellezze o per partecipare ai grandi eventi che l'attraversano. Non possiamo ancora fare un'analisi su quale potrà essere l'andamento annuale, ma nel mese di ottobre abbiamo raggiunto un budget di oltre 250.000 euro, fondi a carico dei turisti e non delle strutture ricettive, che saranno reinvestiti sulle città per offrire servizi ed eventi che possano migliorare sempre più l'offerta turistica, culturale e di intrattenimento. In questi anni abbiamo lavorato tanto per favorire il turismo, oggi dobbiamo strutturare e regolamentare questo fenomeno, continuando a contrastare l'abusivismo con controlli e sanzioni, chiedendo un piccolo contributo ai sempre più numerosi turisti che quotidianamente vivono la città. Intanto godiamoci questo piccolo grande traguardo raggiunto grazie ai baresi, all'impegno di tanti operatori economici della città. Investiremo questi fondi per migliorare ancora, lavorando insieme come una grande famiglia. Ritornando sul quotidiano, al via il bando dei mercatini per le strade di Bari Vecchia, 30 tra associazioni e artigiani. Dunque c'è tempo fino al 15 novembre per partecipare all'assegnazione dei posti lungo la muraglia. L'apertura è prevista per il 6 dicembre. Per i criteri sono esclusi venditori di gadget industriali, spazio a creativi, artigiani e volontariato. Gli espositori possono proporre addobbi natalizi, giocattoli fatti a mano, cibo bio o tipico locale. Prosegue l'iter per allestire il villaggio di Babbo Natale e l'animazione per i più piccoli. I totem e 300 pietre d'inciampo, un percorso dedicato a San Nicola, sarà un itinerario storico e culturale che coinvolgerà 11 luoghi legati alla figura del santo. Ottimi risultati per il turismo in Città Vecchia Taranto, animata dal Grand Tour. Da Confcommercio però richiamano il comune. Servono i servizi. Le case dei pescatori, i suoi palazzi nobiliari, le chiese, gli ipogei, gli scorci di mare tra un palazzo e l'altro, le marine e il castello. L'isola antica di Taranto è senz'altro uno dei suoi principali attrattori, animato da un anno da Taranto Grand Tour, un progetto vincente che ha visto insieme Confcommercio Taranto e Cooperativa Polisviluppo. Nel fare il punto oggi ribadiscono che vogliono proseguire così, possibilmente con il supporto degli enti pubblici per i servizi che devono essere migliorati. Binomio vincente, attrattori culturali ed eventi culturali.
culturali, con una rete di stakeholder che parte da 32 associazioni culturali che operano da anni nel centro storico di Taranto, più 25 commercianti, viste guidate, tematiche che stiamo svolgendo sia di sabato che di domenica da ormai 3 mesi. La grande sorpresa è il coinvolgimento degli operatori commerciali, tutti i ragazzi giovani, e questo è un dato sul quale non si può prescindere. Non basta avere una bella città, non basta avere le navi da crociera, bisogna anche guidare il turismo. Abbiamo realizzato un'iniziativa di accoglienza dei croceristi, come sapete, che attraverso una brochure, un QR code, un suggerimento su quelli che sono diciamo i percorsi, le vie del commercio piuttosto che la ristorazione tipica, ha accompagnato il turista a conoscere la città vecchia e il borgo. Chiaramente questo sforzo deve poi coincidere anche con un impegno da parte di chi deve garantire i servizi. Rendere questo turismo più strutturato, che era quell'aspetto che mancava poi a Taranto fino a qualche anno fa, no? Sì, io vorrei dare qualche dato. Il 78% dei turisti che scelgono la Puglia come meta per la propria vacanza dichiarano che lo fanno perché possono vivere un'esperienza unica, e tra le motivazioni ci sono i borghi antichi, c'è la caratteristica dei nostri centri storici che trasuda cultura, identità, tradizione. Il bilancio di previsione 2024 dell'autorità portuale include anche la zona marittima di Barletta. 3 interventi previsti nel porto cittadino: prolungamento dei moli forani, ristrutturazione del varco d'accesso e condizionamento strutturale del faro napoleonico. Anche Barletta nel bilancio di previsione dell'autorità portuale per il 2024. L'ente dell'Adriatico Meridionale ha fissato i paletti finanziari per il prossimo anno solare, inserendo anche il porto commerciale della città della Disfida, che è già interessato dal dragaggio delle acque cittadine. 3 gli interventi previsti. Il primo riguarda il prolungamento dei moli foranei secondo le previsioni del piano regolatore portuale attualmente in vigore. L'operazione potrà beneficiare di un finanziamento statale di circa 25 milioni di euro, ma l'importo potrebbe salire a circa 36 milioni. Il Ministero della Transizione Ecologica, infatti, ha effettuato le sue analisi sull'impatto ambientale dell'opera e il progetto resta in attesa di validazione, con l'ipotesi di un finanziamento integrativo per il caro materiali. Il secondo intervento riguarda il faro napoleonico, che godrà di un restauro e di un consolidamento strutturale per la somma di 1,2 milioni di euro. La fase esecutiva del progetto, che seguirà la messa in sicurezza attualmente in corso, verrà concordata con la soprintendenza. L'ultimo intervento è quello del varco d'accesso all'area portuale, che verrà ristrutturato per una somma di circa 400.000 euro. Da definire i confini dell'area comunale antistante, dopodiché si procederà all'adeguamento della zona. Andiamo un attimo sul sito L'Edicola del Sud. Brindisi girandole colorate sulle tombe dei bimbi. Un piccolo confronto conforto alle famiglie. Tombe di bambini prematuramente scomparsi e girandole colorate. Questa è la scena che ci si può trovare davanti se si visita il cimitero di Brindisi. La società che gestisce i servizi cimiteriali ha voluto, in sinergia con la direzione del cimitero e l'amministrazione comunale, rendere meno triste l'area del Camposanto dedicata ai piccoli scomparsi prematuramente. Delle girandole colorate, di quelle che di solito si vedono colorare i balconi di tante case, sono state posizionate al fianco di ogni tomba che ospita un bambino o una bambina. L'iniziativa è stata accolta con grande gioia dai genitori dei piccoli. Il più grande dei piccoli che riposa in quell'area del cimitero aveva 3 anni. Anche l'amministrazione comunale, in particolare l'assessore ai servizi cimiteriali Gianluca Quarta, si dice soddisfatto di aver portato avanti un'iniziativa di questo genere. Quarta si augura che questo piccolo gesto possa portare un po' di sollievo alle sofferenze dei genitori dei piccoli che riposano lì. I cimiteri, dice Quarta, sono luoghi di sofferenza dove si va a commemorare i propri cari. Abbiamo voluto, su suggerimento della ditta che gestisce l'area, fare questa bella iniziativa che speriamo possa portare un minimo di conforto alle famiglie dei bimbi scomparsi in prematura età. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Ben ritrovati, torna in Consiglio Comunale a Brindisi il sistema porto, con la richiesta di un ritorno ad un'autorità di sistema autonoma. Questo.
gestione porto all'interno del Consiglio Comunale di Brindisi. Tema di grande attualità dopo l'ultimo dibattito in Consiglio Comunale nel monotematico su Edison, un tema che ha riportato alla luce la necessità di autonomia per l'autorità di sistema portuale brindisina, e sarà questa la richiesta che era contenuta nella mozione presentata dal consigliere Ercole Saponaro, che ha preferito ritirare il testo per provare a trovare una posizione unitaria di tutto il Consiglio Comunale tra maggioranza ed opposizione da presentare alla prossima riunione del Consiglio e chiedere con forza il ritorno di una autonomia da parte dell'autorità di sistema portuale brindisina. Ho accettato ben volentieri una richiesta che mi è stata fatta dai vari gruppi, che è una mozione importante che ridisegna un futuro di autonomia. È stato chiesto di poterla ripresentare al prossimo Consiglio, di rivederla in commissione e firmarla e ripresentarla con più forza, condivisa da tutti i gruppi consigliari. Il porto deve essere il fulcro del nostro sviluppo e certamente fino ad oggi questo non è avvenuto. Si diceva che le responsabilità erano del vecchio sindaco, del sindaco passato. Io ritengo le responsabilità stanno da ambo le parti, perché anche in questa amministrazione io non ho visto dall'altra parte una condivisione dell'idea, ma più un programma personale. Sicuramente caratterialmente Vadone Griffi è una persona molto carismatica e preparata, nulla da dire. Io ritengo naturalmente che il porto di Brindisi non ha nulla da invidiare agli altri porti, e quello che ha goduto di maggiori finanziamenti, ma forse non li abbiamo sfruttati. Ci vuole una visione di porto diversa. Io ritengo che un'autonomia del porto con una persona locale, e ce ne abbiamo di professionalità da spendere su questo, possa agevolare il percorso sicuramente. A Manfredonia nasce il presidio scolastico di Libera presso la scuola Ungaretti Madre Teresa. Il presidio è stato intitolato a Caterina Ciavarella, vittima di mafia, soli 5 anni. Il messaggio è anche quello che non possiamo colpevolizzare nessuno, anche per magari una famiglia di origine o appunto per il cognome che si porta. Questa storia è emblematica anche perché appunto portando quel cognome di questa bambina nessuno ha mai fatto memoria. La lotta alle mafie è soprattutto una sfida educativa. Da questa convinzione nasce la scelta di Libera di inaugurare in un istituto scolastico il primo presidio della città di Manfredonia. Dopo un percorso di formazione e impegno che ha visto il coinvolgimento di alunni, docenti e famiglie, nelle scorse ore presso l'auditorium della scuola Ungaretti Madre Teresa si è svolta l'assemblea di costituzione del presidio intitolato alla piccola Caterina Ciavarella, uccisa a soli 5 anni il 28 marzo del 1981 a San Nicandro Garganico da Giuseppe Tarantino, che con lei uccise l'intera famiglia dando inizio alla cosiddetta faida da cui prenderà origine la mafia del Gargano. È stata tolta la vita a una bambina di soli 5 anni, che era sicuramente innocente, che non aveva nessuna colpa e che sicuramente non sapeva neanche che cosa potesse significare la parola mafia o la parola criminalità. Chiaramente noi ci auguriamo anche che tutto il percorso che stiamo facendo verso la mobilitazione di sabato prossimo dell'11 possa portare anche alla costituzione di un presidio cittadino, considerato anche alla grandezza di questo territorio, alla presenza criminale importante che la mafia ha su questo territorio, ma diciamo è per noi importante ed è bello che si parta da una scuola, che si parta da questi bambini che hanno fatto, devo dirlo, con i loro docenti e anche con le loro famiglie un lavoro straordinario, quindi loro sono davvero quel cambiamento vero, puro, di cui questa città ha bisogno. Edicola del Sud, le notizie alla batte, rifiuti Cannito riconsegna le fototrappole alla regione, inefficaci nella lotta contro chi sporca la città. Gli strumenti erano stati concessi al comune a titolo gratuito dall'Ager. E i commissari rinnovano l'appalto per le telecamere, Trinitapoli, i furbetti dell'immondizia. Guida in stato di ebbrezza, i luoghi della movida al setaccio, identificate 34 persone, ritirate una patente. L'andriese Isabella Fusiello, nominata prefetta a Macerata, è la prima ad arrivare a questo grado della carriera. All'Istituto dell'Aquila Staff arrivano le aule disciplinari, la prima sperimentazione di didattica per ambienti di apprendimento. Un diploma post mortem con l'amico di banco, la morte nel 1979, prima dell'esame di Stato, del barlettano Di Matteo.
Fabio Sgaramella, premiato come miglior architetto, il professionista ha realizzato una villa sul Monte Vultura. Ad Andria proseguono i lavori per l'interramento ferroviario e lunedì 6 novembre ripartirà la regolare circolazione in via Barletta. Il consorzio di ditte ultimerà nel fine settimana i lavori per la riapertura dell'arteria stradale. Via Barletta riapre i battenti lunedì 6 novembre. Modifiche alla viabilità previste alle porte di Andria mentre proseguono i lavori per l'interramento ferroviario nel comune federiciano. L'arteria stradale che si collega alla città della Disfida tornerà fruibile dopo la parziale chiusura prima dell'ingresso nella zona abitata, che negli ultimi mesi ha obbligato pedoni e conducenti di veicoli a deviare i percorsi nelle ridotte strade circostanti. Il consorzio di ditte che sta operando sui binari di ferrotranviaria ha completato i lavori della soletta e procederà con gli interventi propedeutici alla riapertura durante il fine settimana. Lunedì è previsto il ritorno alla circolazione originaria, che permetterà di snellire il traffico anche in occasione del mercato generale ortofrutticolo. La chiusura di via Barletta ha messo in difficoltà numerosi esercizi commerciali della zona, che adesso potranno tornare centrali nella viabilità cittadina. L'interramento ferroviario nel frattempo procede con l'obiettivo di rispettare le scadenze dei primi interventi al 31 dicembre 2023 e la conclusione definitiva del 30 giugno 2024. Degrado infinito per la chiesetta della Madonna delle Grazie di Francavilla Fontana, ora non c'è più neanche la staccionata. Per evitare accessi notturni indesiderati e forse anche per nascondere agli occhi dei cittadini quell'icona di degrado, la passata amministrazione decise di installare intorno alla chiesetta della Madonna delle Grazie una staccionata in legno che oggi, a distanza di anni, semplicemente non esiste più. Caduta giù, vittima del tempo e delle intemperie, forse di un'idea che, lo mostra il nostro piano sequenza, non era poi così buona. Intorno rifiuti, poco più là, l'ospedale Dario Camberlingo, perso da qualche parte, c'è invece l'ennesimo progetto già stanziato per la riqualificazione di una chiesetta ottagonale che rappresenta un unicum di storia e bellezza in tutto il Salento. Eppure, se non ci si affretta, rischia di cadere a terra come la staccionata, la piccola chiesa della Madonna delle Grazie. Parliamo di tutela del territorio, ampliamento della pista Porsche di Nardò contestato da Italia Nostra, che chiede rispetto per il polmone verde circostante. Il piano di ampliamento della pista Porsche NTC di Nardò prevederebbe opere di compensazione ambientale per 17 milioni di euro, realizzando oltre 500 ettari di rimboschimento. Gli interventi del piano industriale interesserebbero direttamente la zona speciale di conservazione palude del Conte e duna di Punta Prosciutto, un'area di particolare pregio ambientale. Italia Nostra non ci sta all'eliminazione del polmone verde, così ampio ed evoluto nella sua ricchezza ecologica, e chiede alla Regione Puglia di sospendere l'efficacia della delibera di giunta con cui è stato approvato l'accordo di programma ed attivare un tempestivo confronto. Si tratta di un habitat prioritario tutelato dalle norme europee, con la direttiva appunto del 2000, direttiva europea sugli habitat prioritari, e quindi il problema oggi si pone in termini di non dover intervenire assolutamente su un'area residuale delle antiche macchie e boschi, diciamo, del Salento, che evidentemente in questi ultimi decenni scontano problemi di carattere di tutela e di salvaguardia importantissimi, in ragione non soltanto degli incendi, ma del disseccamento degli ulivi e del continuo consumo di suolo. Oggi è inderogabile che queste residue aree così importanti dal punto di vista naturalistico e ambientale siano salvaguardate, e quindi la nostra posizione è quella di non dover assolutamente andare in deroga alle norme che appunto la Comunità Europea ha stabilito per tutelare questo tipo di aree naturalistiche. Brindisi ospiterà la manifestazione Estate di San Martino nel tentativo di recuperare il vecchio Wine Festival. L'amministrazione comunale presenterà l'iniziativa nei prossimi giorni.
Nel ricordo del Wine Festival, per riavvicinare la città al vino, nella speranza di poter presto tornare a organizzare un grande evento di portata nazionale o internazionale in un territorio a vocazione vitivinicola, Brindisi il prossimo 11 settembre ospiterà la Festa di San Martino, iniziativa promossa da Distretto del Commercio e Amministrazione Comunale, che vedrà protagoniste alcune cantine del territorio con stand e banchetti dislocati in vari punti del centro. Con il DUC, del quale io sono il presidente, il Distretto Urbano del Commercio, d'accordo con le associazioni di categoria e le cantine di Brindisi, stiamo organizzando anche un altro evento che si chiama Estate di San Martino, articolato sui corsi della città per incentivare proprio il commercio di Brindisi, tant'è vero che abbiamo individuato 4 punti dove ci sarà musica e degustazione del vino. Però i punti sono tutti dislocati a partire da Corso Umberto fino a Corso Garibaldi, e verranno invitati i negozi a fare delle vetrine a tema, perché si tratta del San Martino, che tutti conosciamo essere il santo proprio di questa festa del vino, anche secondo le tradizioni nostre si diceva sempre San Martino ogni mosso diventa vino, e quindi noi riusciremo, come dire, a rivitalizzare anche il centro, però questa col Distretto Urbano del Commercio, che ha voluto fortemente investire sull'attrazione dei centri urbani, proprio perché diciamo, bisogna aiutare anche le attività commerciali che stanno nel centro urbano. Musica e degustazioni, quindi, nel tentativo di rianimare il centro storico e dare una spinta al commercio, ovviamente nel segno di San Martino. Premiato a Roma il cortometraggio Io sfido, realizzato dall'Istituto Comprensivo Giovanni XXII di Sava nell'ambito del progetto Scuola Strumento di Pace. Il sindaco Picchieri dice: sono molto orgoglioso. Io sfido! Originale, creativo, pedagogico. Con queste motivazioni il corto Io sfido dell'Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII di Sava si è aggiudicato il primo posto al 51esimo concorso nazionale Scuola Strumento di Pace, promosso dall'EIP e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Siamo orgogliosi dei nostri istituti e questi sono i risultati che poi portano anche alla ribalta nazionale, appunto, le nostre scuole. Io sono veramente orgoglioso di questo, anche perché attraverso, diciamo, l'arte del cinema si ha una doppia valenza, quella di comunicare qualcosa di importante su vari temi del sociale, e anche dare la possibilità ai ragazzi di utilizzare l'arte del cinema per potersi esprimere. Il progetto nasce dalla considerazione dell'obiettivo 16 dell'Agenda 2030, pace, giustizia e istituzioni solide. Su questo abbiamo ampliato un po' l'argomento, abbiamo scritto immaginando tutti quegli attori principali perché questo obiettivo si potesse realizzare. Alla fine del video c'è la chiave di lettura di tutto. Ci siamo fatti una domanda: ma le istituzioni da chi partono se non da noi stessi? È stato molto bello, anche perché ha unito, diciamo, un po' tutta la classe. Siamo divertiti, ognuno ha imparato il proprio pezzo e abbiamo recitato. Ci ha insegnato soprattutto stare insieme, a collaborare tutti insieme. È stata un'esperienza unica perché abbiamo vinto pure il premio. Il corto è stato patrocinato dal comune di Sava, ha avuto il supporto della dirigente scolastica calabrese e dai docenti Roberto Bascià e Rosaria Fiorellino. Il premio è stato poi ritirato a Roma nella sala congressi della Biblioteca Nazionale. Io credo che in loro questi siano semi di legalità instillati nella loro anima, che prima o poi sbocceranno. Si intitola Sono io Elisa Claps, il libro della giornalista Maria Grazia Zaccagnino, che a 30 anni dalla scomparsa della 16enne Potentina torna a parlare, a ricordarla attraverso i suoi diari, pagine inedite che vengono finalmente svelate. Archiviati i processi giudiziari e le ricostruzioni storiche, Elisa Claps riconquista il proprio spazio attraverso i suoi pensieri, il rapporto con le amiche, la fede in Dio e le ambizioni, in un dialogo costante con l'autrice e con mamma Filomena. Un racconto scritto a 6 mani e con 3 cuori, quello della giornalista lucana Maria Grazia Zaccagnino, che nel libro Sono io Elisa Claps, giunto alla seconda ristampa, vuole proporre la parte più intima e personale di una storia mai dimenticata, ma tornata alla cronaca anche grazie alla Fiction Ride, diretta da Marco Pontecorvo, per Elisa. Dopo 30 anni dalla sua scomparsa, dall'omicidio di Elisa, abbiamo deciso di spostare proprio il focus della narrazione e di non parlare del caso di cronaca, delle indagini, del suo assassino, ma di parlare di Elisa. Infatti nell'introduzione del libro io dico: questa è Elisa e non è il caso Claps.
Abbiamo, con mamma Filomena abbiamo voluto scrivere questo libro per far conoscere Elisa a tutti e in modo da far capire chi era questa ragazza, perché la famiglia sapeva fin dal primo momento che Elisa non si sarebbe mai allontanata da sola, perché lei nei suoi diari, in cui si evince una profonda fede, scriveva sempre a Dio, in un dialogo quasi costante con Dio, ringraziava per la famiglia che aveva, per la vita che conduceva, per le sue amicizie, per il rapporto con i suoi fratelli. Quindi era una ragazza serena, era una ragazza che si confidava con la sua famiglia, in particolar modo con il padre, aveva un rapporto speciale con il padre, e quindi la famiglia fin dal primo momento sapeva che questa ragazza non si sarebbe mai allontanata da sola. È arrivato il momento, come ogni sabato, della nostra vignetta, e abbiamo in collegamento il vignettista Piglinini, a cui do subito il buongiorno, buon weekend. Buongiorno, mi senti? Eccoci, sì, ci siamo. Ciao, vediamo la vignetta e la commentiamo, prego. Beh, quest'oggi diciamo che ho fatto un fotomontaggio, è una cosa un po' diversa dal solito. Si vedono questi due signori che sono Gian e Bruno. Non so se vi ricordate Rick e Gian, i due comici. Gian e Bruno, che praticamente si legge il titolo, sì, della, sì, vignetta. Abbiamo scoperto chi sono i due veri comici della telefonata. Il riferimento è chiaramente a quello che è accaduto nelle ultime ore, no? Effettivamente, diciamo, una sorta di vendetta messa in atto da Gian Bruno, un'altra cosa comica, tipo Rick e Gian, i due comici. In questo caso è Gian Bruco, il comico che ha, cioè, naturalmente è una cosa satirica realizzata da me. Comunque, questo che apparentemente può sembrare una cosa giocosa, invece è una cosa, è un fatto serio. Ma pensate che si può trovare il numero anche su Google di Palazzo Chigi per poter telefonare, che è lo 0667791. Ma naturalmente questo però non è una cosa semplice da fare. Aspetta che mi immortalo, faccio il selfie. Non è una cosa semplice da fare. A qua mi sono appuntato tutta la la trafila che bisogna fare perché si possa parlare con la Premier o il Premier. Poi, tant'è che abbiamo visto che l'ambasciatore Francesco Talò è stato, cioè lui ha detto che si è dimesso, però naturalmente la colpa è stata scaricata tutta su questo signore, che più che essersi dimesso, sicuramente è stato dimesso. La Premier allora ha detto di non aver chiesto nulla e che sono, insomma, di sua spontanea volontà. Questo è quello che ha detto la Premier. Vabbè, sappiamo come funzionano queste cose. E comunque me le sono appuntate perché sono abbastanza, è abbastanza macchinosa la cosa. Allora, c'è questo ufficio consigliere diplomatico che veniva appunto diretto dall'ambasciatore che hanno dimesso. Sotto di lui ci sono 12 diplomatici. Loro assistono in tutte le relazioni internazionali la Premier, anche per via telefonica. Allora, prima di tutto c'è uno scambio di mail tra staff. Sarà dato al Premier un brogliaccio con tutte le informazioni utili per non sbagliare nulla, perché la Premier non venga messa in condizioni di poter cadere in errore. Solo a questo punto si può svolgere la telefonata su un numero riservato. Quindi a questo punto ci si chiede, perché i due russi sostengono tra l'altro che loro sono stati chiamati da Palazzo Chigi. Cosa è accaduto poi per davvero? Lì c'erano Vovan e Lexus e qui si sono Gian e quell'altro, Gian Pieretti. Comunque, la Meloni ha asserito durante, ieri c'è stato la
si sono riuniti tutti i ministri del governo, perché dovevano Il Consiglio dei parlare. Ministri c'è stato. Sì, il Consiglio dei Ministri, perché c'è stato il CDM, non mi viene. C'è stato appunto per poter la nuova elezione del Premier, no? Perché loro pensano e credono che passerà questa riforma, cioè quella che il Premier verrà eletto dagli italiani, che anche questa è una cosa molto difficile che avvenga, anche per tutta una serie di passaggi parlamentari. Cioè. Comunque, la Meloni dice di aver avuto dei dubbi verso quasi la fine della telefonata, mentre Mantovano asserisce che lei i dubbi li ha avuti proprio sin dall'inizio. Se tu sei una persona che ha dei dubbi all'inizio, non sta a mezz'ora a parlare con questo Hanno tirato un fantomatico. sospiro di sollievo perché alla fine i toni utilizzati nella telefonata diffusa nelle scorse ore, poi sono quelli che la Meloni ha Vabbè, sempre insomma, proviamo. sostenuto Sì, anche in pubblico, no? tra l'altro lei parla anche un discreto inglese, la pigliano in giro perché non sa parlare. Rispetto ad altri, tipo Renzi, non so se vi ricordate, lei parla un inglese decente, insomma. Poi alla fine, in effetti, lei poi cosa ha detto? Sì, gli si dice che queste cose fanno da controcanto a ciò che poi invece dice, diciamo, in pubblico, no? Ma alla fine, insomma, non è uscita male perché cosa dice? Dice che vorrebbe che la guerra finisse, una cosa che poi alla fine vogliamo tutti quanti, no? Hanno mandato un quarto d'ora, però io in un'intervista che ho visto, loro, i due comici, sostengono che esiste ancora un altro quarto d'ora che loro non hanno mandato ancora in onda e che lo faranno. Comunque, Staremo a vedere. Grazie per il contributo. immagino che non è che possa aver detto chissà cos'altro, insomma, di rilevante, penso. Diciamo, si assomiglia il primo quarto d'ora che ha. La cosa scandalosa non è il fatto che ci sono delle persone che non sono riuscite, difatti lei l'ha detto, cacciando via questo signore che nonostante avesse, diciamo, un medagliere come persona qualificata, c'è stato qualcosa che non ha funzionato. Quindi, però un'ultima cosa la vorrei aggiungere. Come sempre, se la cosa fosse accaduta per esempio a Conte e loro fossero stati all'opposizione, avrebbero, come dire, no? Ci avrebbero li avrebbero contestati, insomma, perché è sempre il gioco delle parti, no? Quando si sta da una Grazie. parte, dall'altra. Grazie, buon weekend. Grazie, buon lavoro, eh. Allora, sulla base di questa vignetta facevamo proprio riferimento al Consiglio dei Ministri che si è tenuto ieri, che ha approvato all'unanimità il disegno di legge sul premierato, madre di tutte le riforme, ha commentato la Premier in conferenza stampa, ora il testo passa in Parlamento per cominciare il suo percorso di discussione. Sentiamo, il, corrispondente Francesco Manigrasso. La madre di tutte le riforme, la definisce così Giorgia Meloni la riforma costituzionale che ha avuto il disco verde da parte di tutto il CDM che introduce l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e garantisce obiettivi, spiega la Premier, che dall'inizio ci siamo impegnati a realizzare, ovvero il diritto dei cittadini a decidere da chi farsi governare, mettendo fine ai ribaltoni, giochi di palazzo e governi tecnici o passati sulla testa dei cittadini. In sostanza, con un sistema maggioritario e un premio di maggioranza, si otterrà il 55% dei seggi assegnati ai candidati a sostegno del vincitore. Nel testo c'è anche lo stop alla nomina di senatori a vita. In caso di dimissioni, di impedimento, di sfiducia, il presidente eletto può essere sostituito in un unico caso solo da un parlamentare, quindi fine dei governi tecnici, da un parlamentare della maggioranza, quindi fine dei diciamo così, dei ribaltoni,
e solo per realizzare il programma di governo e le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio eletto. Il ruolo del Presidente della Repubblica è poi di assoluta garanzia e non si tocca, chiarisce la Premier, fiduciosa che tutto il Parlamento possa approvare questo disegno di legge. Comincia così il percorso della riforma costituzionale, dunque, per la titolare del Dicastero Casellati, è un passo importante verso la Terza Repubblica. Perché permetterà davvero non soltanto di avere una credibilità a livello internazionale attraverso la stabilità, perché l'Italia sarà più credibile, più competitiva nell'economia mondiale. Dalla stabilità dipendono sempre la possibilità di impresa, la crescita economica, la fiducia dei mercati, la pianificazione della vita delle persone e delle famiglie. Si è svolto a Potenza una conferenza stampa della Lega per presentare il neo assessore alle infrastrutture, importante evento, poi annunciato quello del 17 novembre. Sentiamo. Sicuramente si è rafforzata la posizione del partito, che ha contribuito a sua volta a rafforzare la posizione della coalizione di centrodestra. Questo è stato lo spirito che ci ha guidato sin da subito nelle scorse ore, e con questo spirito siamo arrivati al compimento di una fase delicata, ma con una tempestività che non ha precedenti. Un partito dunque che si rafforza, quello della Lega Lucana, con il ritorno tra le fila dei salviniani di Dina Sileo, nominata assessore alle infrastrutture dal presidente Bardi, al posto di Donatella Merra, sulla cui permanenza nel partito è fiducioso Pasquale Pepe. La Lega non gira le spalle a chi è della Lega. Non lo ha mai fatto, non lo ha fatto in questa circostanza, non lo farà in futuro. Per Dina Sileo è stata la prima uscita pubblica dalla nomina ufficializzata lo scorso 1 novembre. Sentiamo le prime azioni poste in essere dal neo assessore. Intanto i primi dossier urgenti li abbiamo espletati questa mattina in giunta e abbiamo sbloccato 4 milioni in favore dei comuni per il dissesto idrogeologico e per la difesa del suolo, per gli interventi urgenti rinvenienti dalle calamità naturali. Poi abbiamo approvato anche questa mattina le zonizzazioni sismiche, che è un altro tema importante, quindi una partenza, diciamo, ad alta velocità, che anche quella è una priorità ovviamente del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti. Pepe ha poi annunciato l'importante evento del 17 novembre che aprirà ufficialmente la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali di marzo 2024, con la presenza a Potenza del ministro Calderoli, dei capigruppo di Camera e Senato Molinari e Romeo. È tutto, buona mattinata con la programmazione di Antena Sud, arrivederci. Rimani connesso. Scarica gratuitamente dagli store tramite QR Code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.